Ma ho letto sulle agenzie un po' i passaggi del presidente De Luca. Innanzitutto vorrei sottolineare che noi cerchiamo il massimo di cooperazione istituzionale con la Regione Campania. Non capisco i collegamenti che ha fatto il presidente, perché ho visto ammischiato il patto per Napoli con le luci d'artista. Io con le luci d'artista ho fatto una riflessione politica, l'ho fatta anche con un po' di ironia. Non certo con il livore con cui ho visto si esprime il presidente De Luca. Il nostro senso istituzionale rispetto a quello del presidente è talmente più radicato che non ho mancato, a differenza di De Luca, di riconoscere il ruolo della regione. L'ho sempre detto, ci sono le mie dichiarazioni a riprova, compreso il giorno della firma dell'accordo su Napoli, dove la regione in quel caso poteva anche non c'entrare nulla, e io mi soffermai dicendo quanto sia importante e sia stato importante il livello di cooperazione istituzionale anche in alcuni aspetti con la regione Campania. Non mi è mai capitato di vedere affermazioni di questo tipo dall'altra parte, quindi devo essere sincero, lezioni di profilo istituzionale, tendenzialmente noi non accettiamo che ce le dia nessuno, e lo dico però con umiltà, magari possiamo avere qualche lezione di vita dalle sofferenze della nostra città e quelle le ascoltiamo con molta attenzione, e poi soprattutto dal presidente Luca che anche vedo che nel linguaggio si esprime in modo completamente diverso dal modo con cui intendiamo noi i rapporti istituzionali, i rapporti politici e la cooperazione istituzionale. E poi anche, chiudo, questa storia di fare sempre come una bilancia della giustizia il paragone sui soldi che mette in campo la regione e i soldi che mette in campo il comune. Devo dire anche mio figlio Peppino, che adesso è più grande rispetto a qualche anno fa quando lo citavo, ma continua a essere piccolino. Non lo voglio citare in causa, ma che ha 12 anni e comincia, diciamo, a studiare, sa quali sono le risorse che ha la Regione Campania, non Vincenzo De Luca, ma la Regione Campania, in quanto attraverso i fondi dell'Unione Europea li deve distribuire a tutti i territori della regione, e quali sono invece i fondi del comune. Anzi, si vede in questo patto per Napoli, come negli altre cose, come il comune si fa addirittura carico, anche oltre le proprie risorse, sia come comune che con città metropolitana, di tante cose che dovrebbero fare altri. Quindi è inutile fare paragoni che non esistono. È come dire, siccome io metto più soldi sono più serio, tu metti meno soldi fai solamente chiacchiere. Questa è una storiella come quella del bancomat di cui ho parlato l'altra volta, che francamente dimostra come che forse ci sia un po' di nervosismo. Quindi io spero col presidente Luca di continuare a cooperare sempre ai massimi livelli, e da parte mia ci sarà il massimo di cooperazione di livello istituzionale. Lo facciamo con tranquillità, fino anche col sorriso, nel rispetto di tutti. Il rancore e il livore lo lasciamo sempre agli altri.